nonostante l'esigua distanza da terra, la decisione. Io sono pronta. Liberarsi del paracadute danneggiato e affidarsi alla riserva. T'avevo detto che uscivamo, Dove andiamo? A mangiare una pizza? A mangiare una pizza. Ma sei impazzita? Cioè, io ho la colite e tu mi fai mangiare la pizza. Scusa, è vero, è la colite. Mi spiace per il linguaggio usato. Allora andiamo a ballare la pizzica a Piazza Troisi. Mamma mia, basta con questa pizzica. Fanno 5 concerti di pizzica alla settimana ormai. No, è vero. Hai ragione. Mare, spiaggia e stelle cadenti. Le spiagge e stelle cadenti. Ancora con queste cose stupide da quindicenni. Seduti sulla spiaggia a contare le stelle. C'hai quasi 30 anni, Stefano. Uno di quei giganteschi quasi adatti al traffico cittadino. 24 ore prima. Non lo so, Maurizio, che cosa vuoi fare? Ma ti dirò. Questo programma non è male. Vi lascio con questo. Resti a casa. Tu se vuoi puoi uscire però, Sì, io mi sa che esco. Vado a prendere un po' d'aria. Ci vediamo dopo allora. Ciao. Cosa fai? Che? È tua? Sì. Scusa. Cambio macchina. A che pure questa è tua? No. Guarda che chiamo i carabinieri. Fai pure. È un po' tardi però. Magari disturbi. Ti ho detto che chiami i carabinieri, hai capito? Ho capito. E beh, dovresti fuggire, no? Un attimo. Fammi entrare prima. Vieni su. Solo se vai a mare a guardare le stelle cadenti. Adoro le stelle cadenti. Dai. Monta! Oddio, Sbaglia, che cavolo stai facendo? Che cavolo stai facendo? Guarda, fermati, hai ragione. Allora, ragione. Allora, questo qua fino a 5 minuti fa voleva rubarti la macchina, ti rendi conto? Voleva rubarti la macchina, 5 minuti fa, questo qua ti voleva rubare la macchina! La macchina? Zitto, sto parlando con la mia coscienza! Scusa. Allora, questo qui ti stava rubando la macchina, ok? Va bene, perfetto. Dunque, tu che cosa dovevi fare? Dovevi chiamare i carabinieri. Invece di chiamare i carabinieri, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Andiamo. Sì. Andiamo! Grazie per la birra. Se non te l'avessi comprata l'avresti rubata, vero? Guarda, sono un professionista io, mica mi metto a rubare birre. Sei un professionista? Certo, sono un professionista. Non è che mi sono alzato la mattina e mi sono messo a rubare macchine così. No, perché l'Italia è il paese dell'improvvisazione, che ti alzi la mattina e ti metti a fare il politico, lo scrittore, il giornalista o addirittura il medico. Io ho fatto la mia bella gavetta. Biciclette, motorini, moto, infine macchine. Ma non ti hanno mai beccato? Sì, ma poi c'è stato l'indulto. Certo, appena ti ho detto vieni su, tu subito. Subito cosa? No, dico, non ti sei fatta problemi, sei venuta su subito. E allora? Ma non è per criticarti, eh? Anzi, sei da lodare, non tutti l'avrebbero fatto. Infatti solo una pazzona disperata poteva venire con uno che stava per rubarle la macchina. Vabbè, magari ci sta pure che, non lo so, mi hai visto e sei venuta in macchina perché forse ti piaccio. Assolutamente no. Ma allora sei pazza? Disperata, non ce la faccio più con mio marito. Vuoi che ti racconti come passa le sue giornate? No.
non sarebbe corretto nei suoi confronti. Che io sappia come lui passa le sue giornate e lui non sappia come io passo le mie. Guardiamo le stelle. Se ce ne fossero. Mio marito, mio marito! Dobbiamo andare, svegliati! Dai, dobbiamo andare, svegliati! Dobbiamo andare, svegliati! Tu chi sei? Ma cammina, dai! Cammina! Parcheggiato qui la macchina? La macchina non stava qua. Come? Ti hanno rubato la macchina. La macchina? No. Farabutti. E ora come pensi di riaccompagnarmi? Secondo te? Non vorrei mica rubarne un'altra. Vieni su! Anzi, guida tu che io sono. Io? Ma io non ho mai guidato una macchina rubata. Funzionano uguale. Dai. Costa, devo fare pipì. Cosa? Devo fare pipì. Ma è tardi, io devo andare. Un attimo! E va bene. Però cerca di fare in fretta. Sì, sì.